Bentornati sul mio canale. Prima di vedere l'occorrente per il progetto di oggi, vi ricordo l'iscrizione al canale che è completamente gratuita, ma semplicemente voi sarete avvisati quando vado a caricare delle novità. Siccome non riesco più a tenere i programmi decisi mesi fa, purtroppo, quindi andrò a caricarli i progetti appena riuscirò a finirli. Vediamo subito l'occorrente per il progetto di oggi. Per il progetto di oggi avete bisogno dell'uncinetto numero 4, un paio di forbici e di questo gomitolino da 100 grammi. Sembra gigante ma è bellissimo. Allora, come sempre, il mio prodotto l'ho preso sul sito di Filati Discount. E questo è un prodotto particolare perché è un prodotto ecologico, è uno di quei prodotti dove viene molto utilizzato il riciclo, perché abbiamo il 90% di acrilico riciclato e 10% di altre fibre, quindi praticamente è un prodotto ecologico perché viene ripreso da prodotti che in realtà sarebbero stati buttati, invece vengono elaborati, vengono filati di nuovo e infatti, se voi notate, il colore non è uniforme, ci sono diversissime sfumature nello stesso filo e quindi veramente molto molto particolare. Adesso non so se si riesce a vedere benissimo dal video, ma un po' si riesce a capire, dal vivo è ancora più bello. Bene, iniziamo subito il nostro progetto. Questa volta, rispetto agli altri progetti sul mio canale, vi dico di stare attente alla catenella iniziale, soprattutto perché ci serve il multiplo di 8, ma anche perché non ci sarà un bordino elastico né a punto alto in costa né a punto basso in costa, insomma niente. Quindi questa catenella ci deve vestire. Quindi adesso io vado a caricare delle catenelle che sono multiplo di 8, dopo vi dico anche il totale con l'uncinetto numero 4, con questo filo e con la mia mano. Però voi, quando ve la andate a chiudere in cerchio, ve la dovete provare, ok? Se poi questo è un regalo per un'altra persona, cercate su Google le tabelline delle misure. Comunque, io sono sempre dell'opinione che un capello deve essere più comodo, non deve stringere, soprattutto, come sapete, io indosso gli occhiali, a me mi darebbe fastidio un capello che mi stringe. Ok, adesso iniziate a caricare, insomma a fare delle catenelle non troppo strette, abbastanza larghe, multiplo di 8. Io adesso vado a caricarle, le misuro, che devono avere sui 56-57 cm, e poi vi dico anche il numero, intanto contatele. Allora ragazzi, io sono andata a caricare 72 catenelle, ok? Adesso con un attimo di pazienza cercate di metterle sul davanti, in questa maniera qui, e andiamo a chiuderci in cerchio, quindi questo giro andremo a lavorare questo capello in tondo. Ok, quindi adesso io entro qui in questa maniera, prendete il filo, fate un punto bassissimo, ok, vedete, è anche un po' elastica, però se a voi è stretta, perché magari utilizzate un altro filo, magari utilizzate un altro uncinetto, avete la mano leggermente più stretta, dovete fare più 8. Invece se è troppo larga dovete fare meno 8 di catenelle, mi raccomando, perché il multiplo è 8. A questo punto facciamo un punto catenella in questo senso, quindi ci alziamo, rientriamo qui e andiamo a fare un punto basso per ogni punto disponibile. Ho bisogno di rifinire leggermente il mio bordo in questa maniera qua, quindi adesso voi andate a fare un punto basso per ogni punto disponibile. Ci ritroviamo a chiudere la prima riga di lavoro. Ci arrivati qui per chiudere praticamente la prima riga, quindi lavoro tutte le catenelle, questa è quella di chiusura, ok, mi chiudo qui nel primo punto con un punto bassissimo. A questo punto fate una cosa, andate col filo, vedete, salite qui nella catenella, fate un punto bassissimo in questo modo qua, ok, e passate il filo e il gomitolo tramite il capello. Adesso lo capirete perché praticamente questo punto basso che io ho utilizzato, questa riga, in realtà rimarrà giù, perché noi adesso continuiamo a lavorare nella parte alta, così praticamente io vado a
nascondere un po' questa catenella con il lavoro in sé. Quindi vado a fare 1, 2, 3 catenelle come prima maglia alta, carico e vado qui alla base dei punti bassi e vado a fare una maglia alta per ogni punto basso. Quindi praticamente questo è il primo, entrate qui, fate anche il secondo e così via. Quindi noi alla fine avremo 72 punti alti come 72 punti bassi. Vedete quanto è carino? Perché se lasciavo questo margine qui era un po' più brutto da vedere sulla fronte, invece rimarrà, si vedranno praticamente le asole del punto basso. È un modo più furbo per rifinire un capello senza stare a riprenderlo dopo. Quindi adesso io continuo questa riga e ci ritroviamo per chiuderla. Vedete, io ho lavorato l'ultima maglia alta e mi vado a chiudere 1, 2 qui nella terza catenella fatta in questa maniera. Vedete come è rifinito bene? Molto molto bene il bordo, quindi quando lo andiamo a indossare il capello è già pronto, ok? Non bisogna riprendere il lavoro. Adesso, prima di proseguire, rifate la prova. Provate di nuovo questa piccola strisciolina per vedere come vi veste. Se vi veste bene, continuate in questa maniera qui. Praticamente prendete il filo, passate da sotto, ok? Quindi a rilievo davanti e andate a fare un punto basso, poi una, 2 catenelle, caricate l'uncinetto, andate a fare un altro punto a rilievo davanti per un totale di 4. Praticamente noi stiamo lavorando, iniziamo in realtà a lavorare la seconda riga del punto canestro che si sviluppa su due righe. Comunque sul mio canale c'è già un video dove lo spiego in dettaglio come si fa a lavorare sia in tondo che in lineare. Quindi questi sono 4 rilievo davanti. Caricate l'uncinetto, sto giro andate da sotto e andate a fare 4 punti alti a rilievo dietro in questa maniera qui. Ok? Tenete il filo abbastanza morbido perché comunque è un capello, deve essere morbido ma non aperto, ok? Morbido ma non aperto. Questo è un nostro modulo ed è finito, ecco perché il multiplo di 8. A questo punto caricate l'uncinetto e facciamo 4 punti alti a rilievo davanti, quindi 4 davanti, 4 a rilievo dietro e continuate in questa maniera per tutta la riga. Ci ritroviamo per chiuderla. Siamo in procinto di finire anche questa riga. Quindi mi manca, vedete, sono due, mi manca l'ultimo punto alto a rilievo dietro e mi vado a chiudere qui, quindi punto basso 1, 2 catenelle e quindi mi chiudo qui con una maglia bassissima, ok? Ecco perché il multiplo di 8, perché se io facevo 4, 4, 4 non c'era la congiunzione tra rilievo davanti e dietro. Adesso fate attenzione. Ogni due righe con il punto canestro noi dobbiamo invertire i punti a rilievo. In che senso? Vi faccio vedere subito. Se prima ci siamo alzati facendo in questa maniera un punto a rilievo davanti, questo giro no, ok? Quindi 1, 2 sono uguali, 3 e 4 diventano al contrario, vengono lavorati, ok? Adesso vi faccio vedere che si fa prima. Praticamente prendete il filo da dietro, quindi prendete il punto a rilievo dietro, scusatemi, in questa maniera, e andate a fare 1, 2 catenelle. Poi caricate l'uncinetto, lavorate il punto secondo a rilievo dietro. Quindi, quando nella riga sotto, questi sono a rilievo davanti, ogni due righe, quindi 1 e 2 uguali 3 e 4 sono al contrario rispetto all'1 e 2 e andate a fare il lavoro opposto rispetto a quello che avete sottostante. Vedete? Adesso appena finisco altre due righe si capisce.
Caricate l'uncinetto. A sto punto, se questi erano a rilievo dietro, nelle righe precedenti, vedete, questo lavoro viene fatto al contrario di conseguenza, scusatemi, viene lavorato a rilievo davanti. Ok? Quindi 4 punti a rilievo davanti. Ecco perché punto canestro, perché sembrano quasi dei quadratini incastrati. L'effetto si sviluppa fra un po' di righe, si capisce meglio. Ok, questo è un modulo da 8. A questo punto qui mi ritrovo sotto ad avere il rilievo davanti, carico e vado a farlo dietro. Quindi fate per questa riga un lavoro contrario rispetto a quello della riga precedente. Ci ritroviamo a chiudere questa riga, vi faccio vedere la prossima. Ecco, sto per concludere anche questa riga. Mancano gli ultimi punti. Ok, adesso mi vado a chiudere punto basso e 2 catenelle, quindi su la seconda. A questo punto la riga prossima, quindi la quarta, viene lavorata come quella sottostante. Noi invertiamo i punti a rilievo dietro e davanti nelle righe dispari. Ok, quindi questa che è la quarta è uguale identica, quindi entro da sotto, prendo il filo. È un po' difficile questa volta, faccio un punto basso, 1-2 catenelle, caricate e lavorate quindi i punti così come li avete sotto, 4 a rilievo dietro e 4 a rilievo davanti. Continuate in questa maniera seguendo già i punti predisposti per tutta la riga. Sto per concludere la quarta riga, quindi manca l'ultima maglia alta e mi chiudo qui con una maglia bassissima. Adesso la quinta riga, che è dispari, invertiamo tutto, quindi dove c'è a rilievo dietro lo sarà davanti e qui che è davanti sarà rilievo dietro. Quindi iniziamo la quinta riga iniziando già a prendere il punto a rilievo davanti, quindi un punto basso, una e 2 catenelle, caricate, poi lavorate i prossimi punti a rilievo davanti per un totale di 4, quindi come sempre, e qui che sono a rilievo davanti li prendiamo a rilievo dietro in questa maniera. Scusate, mi impiglio sempre che non esce il filo. Adesso ragazzi, io vi ho fatto vedere come si fa a fare il lavoro. Per le prossime righe dovete alternare questi moduli, ok? Quindi quando arriva la riga dispari cambiate praticamente il rilievo dal davanti a dietro e dal dietro al davanti. Più o meno si capisce il punto, comunque è il classico punto canestro. Volevo provare questo colore perché mi piaceva tanto, ma comunque ci avete già sul canale il punto spiegato con un colore grigio che magari si vede un po' di più l'effetto. Adesso voi dovete quindi continuare per tutta la lunghezza che desiderate per il vostro cappello, poi fate la prova, dopo ci ritroviamo per chiuderlo e per vedere come si fa a rifinirlo. Ho proseguito il mio lavoro, vi do anche le indicazioni con le misure e siamo a 22 centimetri, quindi posso iniziare a chiudere la parte sopra. A questo punto non vi dico il numero delle righe perché in base alla vostra mano, all'uncinetto, al filato potrebbero essere di più o di meno rispetto al lavoro che sto facendo io. Basta che comunque quando la provate vi vesta bene, comunque siamo sempre lì dai 20 ai 24 centimetri, sarebbe anche un cappello bello comodo, tanto io il rivolto in questo modo non lo andrò a fare, però se lo volete fare dovete metterlo in conto, quindi aggiungete 5 centimetri in più. Bene, adesso andiamo a fare delle diminuzioni per andare a chiudere il nostro cappello. Adesso andiamo a fare delle diminuzioni per andare a chiudere il nostro cappello.
praticamente io cercherò in questa riga di mantenere il mio punto, quindi di conseguenza questo era il rilievo dietro, vado a lavorarlo davanti e mi limito a fare solo il punto basso. Carico l'uncinetto per la maglia alta, prendo il secondo punto e vado a fare solo metà della maglia alta, quindi la mantengo sull'uncinetto. Vado a fare anche lo stesso lavoro per i prossimi due punti, quindi mi fermo sempre a lavorare metà della maglia alta. Adesso, quando ho 4 asole sull'uncinetto, carico e chiudo tutto assieme. Ok, adesso vado al prossimo punto. Praticamente, se qui ho lavorato davanti, questa volta lo lavoriamo dietro, quindi carico, vado da dietro, prendo il punto e lavoro solo metà maglia, carico, prendo il secondo e lavoro solo metà, quindi praticamente questo sarà un giro di diminuzioni cercando di mantenere lo stesso punto di base in questa maniera qui. Quindi praticamente invece di andare a lavorare 4 maglie alte, in pratica noi diminuiamo di 4 punti in questa riga, quindi sarà una diminuzione bella evidente. Adesso andate a fare questo lavoro per tutta la riga, quindi diminuite di 4 punti per volta. Io ho fatto in questa maniera così mantengo l'aspetto del cappello. Ok, adesso continuo, ci ritroviamo qui. Adesso io ho finito anche l'ultimo punto e qui è il primo, vedete la prima diminuzione. Vado qui e faccio una maglia bassissima, il più stretto possibile. Punto basso e adesso facciamo un altro lavoro. Entrate in questa maniera, quindi sempre col punto a rilievo e andate a fare un punto basso. Prendete il prossimo, un altro punto basso, il prossimo sempre a rilievo davanti, un altro punto basso. In questa maniera, quindi in questa riga, stiamo avvicinando le nostre diminuzioni, perché diminuire di 4 punti il lavoro non è compatto come sembra, vedete quanto è largo. In questa maniera qui cerchiamo di avvicinare i punti. Dopodiché andremo a fare ancora delle diminuzioni. Utilizzando il punto basso avvicina i punti tra di loro, ma non dà volume in altezza. E soprattutto essendo a rilievo, semplicemente il cappello si chiude, non cresce in altezza. Ecco. Fatelo per tutti i punti. Finita la riga col punto basso a rilievo, si va a diminuire ancora, quindi si entra nel primo disponibile una volta, si entra nel prossimo una seconda volta e si chiude tutto assieme, quindi le classiche diminuzioni, e così riusciamo a chiudere il nostro cappello, quindi 1, 2 e si chiude assieme, poi 1 e 2 e si chiude assieme. Quindi finisco questo giro qui, taglio il filo e vado a nasconderlo. Il cappello si può considerare pronto, basta che nascondete i fili che sono rimasti dal lavoro. Però siccome mi è avanzato ancora un bel po' di filo e ho modo di creare un pompon con questo filo, lo andrò a fare. Allora, in commercio ci sono già gli strumenti, altrimenti fate come me. Prendete un bicchiere della grandezza giusta, lo appoggiate sotto il cartone, poi prendete il tappo di una bottiglia che ricavate questo e poi cercate di ritagliare questa apertura a V, chiamiamola così. Adesso vi faccio vedere cosa andiamo a fare. Prendete il vostro filo, appoggiate una sopra l'altro il cartone, tenete fermo e andate a girare attorno tante volte. Più girate, più il vostro pompon sarà ricco. Adesso io vado a fare questo lavoro e poi vi faccio vedere come si crea. Scusate, ero fuori dalla grafica, quindi non so se l'avete visto. Semplicemente andate a girare tutto attorno, ok? Più sarà, come ho detto, carico,
più sarà grande il pompon. Poi vabbè, dipende anche da quanto l'avete fatto alto il taglio del cartone. Adesso io continuo, ci troviamo per ritagliarlo. Io mi sono fermata qui con la quantità di filo. Adesso aprite il cartone, entrate con un uncinetto senza manico, perché così riesce a scorrere in questa maniera. Vedete, spuntate da questa parte. Io mi sono preparata un filo in cotone perché tiene di più rispetto a un filo in lana o acrilico, che tende ad allargarsi. Quindi adesso, passandolo in mezzo qui, fatelo girare praticamente per fare un nodino, solo che non fate il classico nodino, ma fate 2-3 passaggi, quindi 1-2-3 passaggi. A questo punto stringete il più forte possibile, ok? Basta che non vi fate male con il filo di cotone. A questo punto rifate il procedimento, cioè un passaggio, 2 e 3, stringete. Adesso fate il nodino normale. E abbiamo fermato il tutto. Prendete le forbici, sempre aprendo il cartone, e tagliate il filo che avete arrotolato. Vedete? Adesso è comunque da tagliare, da sistemare, da riprendere, però a grandi linee un pompon si fa così. A meno che non avete la pressa o non l'avete comprato, perché si trovano anche in commercio già preparati. Ci vuole un attimo di pazienza a ritagliare il tutto. Ok, è rimasto ancora un po' in mezzo. Eccolo qua. Adesso tirate fuori il cartone. Ok, e questo è il nostro pompon. Qua è la base, dove abbiamo fatto i nodini, e questo è il nostro pompon. Vabbè, questo è un attimo insomma greso. Adesso io vado a cucirlo alla base qui con ago e filo, con calma, e poi vado a ritagliarlo e ci ritroviamo, che ve lo faccio vedere finito. Eccolo qui, l'ho rifinito leggermente. Vabbè, tanto quando il capello verrà lavato eccetera, la fibra si apre, quindi prenderà assolutamente un aspetto diverso. Intanto con il pompon gli dà un po' più di carattere. Questo è il filato che mi ha avanzato, quindi di conseguenza con un gomitolo si fa assolutamente un capello bello, è fatto a mano, è comodo, e perché no, è un orgoglio proprio. Adesso ci ritroviamo, che ve lo faccio vedere indossato. Siamo arrivati anche al momento in cui vi faccio vedere indossato il cappello. È un punto molto molto versatile, potete fare dei cappelli, dei cardigan, delle giacche, delle maglie, delle copertine, dei tappeti. Praticamente è uno di quei punti molto versatili. Delle borse, molto interessante, magari mi tenta una borsa, chi lo sa, fatemi sapere sempre nei commenti se vi potrebbe interessare. Come vedete, io sono partita dal basso verso l'alto, mantenendo il multiplo di 8, perché stiamo lavorando in tondo. Nel box informazioni sempre vi metterò il video dove vi spiego come si fa a calcolare il multiplo sia lineare che in tondo, che così magari vi è più facile gestirvelo se dovete fare una copertina o se dovete fare, non lo so, un cardigan, tipo il cardigan nuvola che c'è già sul mio canale. Poi mi sono divertita a finirlo, diciamo così, con questo pompon fatto da me. Ho fatto velocemente una spiegazione praticamente veloce quando ho detto di tagliare i due cerchi. Praticamente voi prendete un bicchiere, io ho preso un bicchiere perché mi bastava come grandezza del pompon, e dopo aver ritagliato due cerchi ho ritagliato sempre in mezzo con un tappo di una bottiglia, quello classico che avete in casa anche dell'acqua. Ho disegnato il cerchietto centrale che sia, e ritagliate anche lì, poi ricavate i due angoli da dove si entra con il filo per andare a rotolare. È molto facile, altrimenti, come ho detto, nel commercio si trova già in plastica o comunque in un metallo un po' più resistente. Se poi non volete proprio farvelo da sole, c'è già il pompone in acopelle che si trova su diversi siti.
Io ho preferito fare tutto da sola, come al solito, perché dai, è divertente riuscire a creare tutto il necessario con le proprie mani, soprattutto se ci arriviamo. È normale che si poteva anche omettere, cioè non c'era e si stava già benissimo, senza nessun problema. Poi sta a voi decidere, insomma, come rifinirlo. Se da uomo magari lo potete lasciare semplice, se da donna, da bimba magari ci mettete il pompon, insomma, vi potete divertire, ci potete mettere due. Insomma, come al solito, sta a voi decidere in base a chi andrà a indossare il cappello, oppure se per voi stessi, in base al modello finale, come volete che sia, come decorarlo. A me non mi resta altro che attendere i vostri commenti giù nel box informazioni. Trovate come sempre anche tutte le altre informazioni necessarie, dal filato, da numero di uncinetto, da tutti gli altri progetti, da dove contattarmi sui social, perché magari il mondo di YouTube è leggermente un po' più richiuso rispetto a un social tipo Facebook o Instagram. Quindi io vi mando un bacio, un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.